Benvenuti, siamo arrivati al consueto appuntamento giornaliero con gli amministratori del territorio, dei nostri comuni. Oggi siamo in video collegamento col sindaco di Bortigiada, Semiliano Deiana. Ben trovato, sindaco. Buonasera, salve. Naturalmente nella sua doppia veste anche di presidente dell'ANCI Sardegna le faremo qualche domanda anche in merito a questo, insomma. Però iniziamo magari parlando del suo comune, com'è la situazione, come a oggi, come siete? La situazione è una situazione che credo identica alla stragrande maggioranza dei comuni. Siamo in una sorta di bolla. Abbiamo fatto tutte le iniziative che potevamo mettere in campo per informare la popolazione con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Abbiamo una casa di riposo e quindi abbiamo fin dall'inizio utilizzato tutti gli strumenti che la legge ci imponeva, quindi la chiusura alle visite, sanificazione, abbiamo fatto tutte le cose che sono prescritte. E al momento, e mi auguro che non ce ne siano anche in futuro, non abbiamo casi di positività. In realtà abbiamo più volte attivato invece il COC, che è il Centro Operativo Comunale, per delle positività nei comuni confinanti di Agius e di Tempio, quindi abbiamo fatto anche lì dei lavori di collaborazione con gli altri comuni, di informazione della cittadinanza, perché c'era anche una problematica legata al presidio ospedaliero di Tempio, quindi un po' di movimento evidentemente c'è sempre. Le persone stanno rispondendo bene. Adesso oggi mi pare abbiamo iniziato con la distribuzione delle mascherine che sono obbligatorie per ordinanza del Presidente della Regione, quindi stiamo facendo quello che è in nostro potere. Poi ci sono delle cose che non riusciamo a controllare, nel senso che le problematiche sono relative soprattutto alle strutture ospedaliere e lì stiamo invitando la popolazione a recarsi solo per motivi non rinviabili. A proposito invece dell'ANCI, no? Del suo ruolo in seno all'ANCI, la situazione generale nei comuni, come penso che lei abbia il polso della situazione? Quello che abbiamo rilevato è che in Sardegna siamo stati sempre, costantemente, una settimana indietro al problema. Cioè parlavamo di ingressi nei porti e gli ingressi c'erano già stati. Parlavamo di creare dei cordoni sanitari intorno agli ospedali e purtroppo erano successi a Sassari, in parte a Nuoro, alcune cose a Olbia, alcune cose a Tempio, attualmente ad Ozieri. Siamo in perenne ritardo e parlo come sistema regionale, non come singoli, no? Ci occupiamo di una cosa e ce ne occupiamo nel momento sbagliato. Quindi abbiamo perso un po' di tempo a discutere chi doveva entrare, chi non doveva entrare, come li controlliamo, come non li controlliamo. Oggi, a mio modo di vedere, servono essenzialmente tre cose sul sistema generale, poi arrivo sui comuni in particolare. Uno, un cordone sanitario sui presidi ospedalieri. I dati che sono usciti, anche discutibili, sui contagi, ci dimostrano che il problema grosso è nei presidi ospedalieri. Cosa si può fare? Si possono fare due o tre operazioni che sono, capisco anche dure. Se una persona viene dimessa dal presidio ospedaliero, farà la quarantena. In attesa di tamponi, il personale sarebbe opportuno che potesse essere ospitato in strutture alberghiere, non tornasse a casa, fin quando non fanno i tamponi a tutti, soprattutto negli ospedali dove c'è maggiore criticità. Terza cosa, la questione sempre sollevata e ancora in via di risoluzione dei DPI e dei tamponi e dei reagenti. Su questo l'assessorato deve dire delle parole chiare. Quindi, dobbiamo, da questo punto di vista, creare questo cordone sanitario. L'altra cosa che invece serve e serve molto ai comuni è una comunicazione perfetta dei positivi. Noi questa comunicazione non ce l'abbiamo e la comunicazione perfetta dei positivi deve avvenire dal primo tampone. E spiego anche il perché, sperando di non togliere troppo tempo.
di non prendermi meglio troppo tempo. Il primo motivo è che il sindaco è autorità sanitaria locale. Io ho il diritto di sapere cosa sta succedendo nel mio paese, nel mio comune, nella mia città. Due, ho il dovere all'assistenza, perché chi è positivo non può uscire e invece ha diritto di mangiare, di essere curato. Terza cosa, che sembra una fesseria ma non lo è, noi dobbiamo trattare i rifiuti delle persone positive come rifiuti speciali. Io se non so se una persona è positiva, espongo, rischio di esporre intere categorie a ritirare dei rifiuti speciali con rischio di contagio. Per questo motivo noi stiamo chiedendo dal primo giorno di avere l'elenco dei positivi, non perché abbiamo voglia di sapere, perché è il nostro dovere applicare le leggi, è il nostro dovere tutelare la privacy di queste persone, è nostro dovere assisterle nella maniera giusta. Quindi la regione questa roba la deve fare, non è sono 1.000 contagiati, hanno gli elenchi, li devono trasmettere in tempo reale al comune. La regione ha erogato ai comuni i soldi, i fondi per dare una mano alle famiglie in difficoltà. Quindi adesso la palla passa ai comuni. Allora, la prima cosa che mi sento di dire, poi arrivo proprio al particolare alla risposta, che il Consiglio regionale, tutto su impulso della Giunta regionale, ha fatto una misura assolutamente importante. 120 milioni sono una cifra molto importante. Ne ha fatto anche un'altra all'interno di questa norma, che è individuare i comuni come i soggetti attuatori. Quindi, da questo punto di vista, noi. Prima li ho criticati, invece su questo faccio un plauso al Presidente della Regione, alla Giunta, a tutto il Consiglio perché hanno votato all'unanimità. Perché hanno individuato i comuni? Perché già col bonus alimentare si è reso evidente a tutti che noi siamo il soggetto più celere a dare risposte immediate. L'immediatezza naturalmente non può essere ad horas, può essere naturalmente di pochi giorni, di qualche, magari qualche una settimana, 10 giorni al massimo, però. Solitamente siamo più celeri dell'INPS, mettiamola così, per citare un caso specifico di questa emergenza. Diciamo così, aiuteranno tutte le persone che in questa fase sono previste da questa legge, no? In particolare ci sono delle categorie che non sono quelle classiche, che si rivolgono, scusate, ai servizi sociali, sono anche categorie di persone che fino a ieri lavoravano, in maniera che portavano a casa il loro stipendio, la loro attività, il bar chiuso, tutta una serie di soggetti che possono avere il diritto ad accedere a questa misura. Noi abbiamo il dovere di tutelarne la dignità, perché la difficoltà non significa marchio sociale, la difficoltà non è dovuta all'incapacità dell'imprenditore o del piccolo commerciante, è una difficoltà generale. Tant'è vero che la mia opinione, ma adesso è inutile dire. Io l'ho detto prima, ho detto dopo, che secondo me sarebbe stato più utile nella primissima fase aiutare le attività che erano state chiuse per decreto e poi migliorare la misura anche rispetto ad altre difficoltà che ci sono, perché il percettore di reddito di cittadinanza che prende anche 500-400 euro è chiaro che è in difficoltà lo stesso, lo sappiamo benissimo. Però quella difficoltà non è stata acuita dalla malattia Covid-19. Invece, per il barista che fino a febbraio stava lavorando tranquillissimamente, è intervenuta una norma a seguito di una pandemia che gli ha chiuso l'attività. Quello ha il diritto a vivere, non solo ha il diritto a vivere, ha il diritto a ripartire e ha diritto alla dignità dell'aiuto, perché non deve essere marchiato come quello che non è stato buono a gestire la propria attività, perché non è la verità. È intervenuta una difficoltà maggiore e quindi noi ci dobbiamo muovere in questa fase con attenzione, come ci siamo mossi per i buoni alimentari. Anche lì abbiamo scoperto, parlando con i colleghi soprattutto, delle difficoltà che non erano note. Ci sono state tante persone che non ci si aspettava dovessimo aiutare, eppure hanno chiesto aiuto e magari l'hanno fatto anche vivendola come una sorta di fallimento. Non c'è nessun fallito in questa partita. Ciascuno di noi deve dare la mano al prossimo, le amministrazioni devono essere al fianco dei propri cittadini, perché a inciampare un attimo, così come ammalarsi.